Sì, c'è soddisfazione perché abbiamo creato tanto, siamo riusciti a realizzare più gol, ne potevamo fare altri, e siamo riusciti a farla davanti a una squadra che stava facendo molto bene nelle ultime partite, veniva da 7 punti in 3 gare, una squadra che stava giocando anche in maniera molto solida e quindi essere riusciti a creare tanto e a giocare. Io penso per 75 minuti veramente una gran bella partita, mi dà soddisfazione da seguito a quello che i ragazzi erano riusciti a fare mercoledì. E quindi oggi gli devo fare per forza di cose complimenti. È chiaro che noi dobbiamo insistere su questa strada perché Pontedera contro il Montevarchi non si dimentica, c'è stata grande solidità. Ho detto prima, secondo me per 75 minuti eravamo in totale controllo della partita e abbiamo creato molto, anche molte volte, presupposti per fare anche il 4-0. Avevamo concesso poco alla Fermana, continuando su quella che era anche la prova difensiva che avevamo fatto vedere contro il Pescara mercoledì. Poi, secondo me, siamo un po' mancati dal punto di vista della lucidità e su due palloni, tra virgolette, un po' sporchi. Abbiamo preso i 2 gol che ci hanno fatto soffrire fino al 94esimo, 95esimo. Però, insomma, io sono estremamente soddisfatto perché anche nelle difficoltà la squadra è sempre rimasta nella partita. Potevamo sicuramente nell'ultimo quarto d'ora gestire la palla in maniera più pulita, che ci avrebbe fatto anche un po' rifiatare, riposare con palla. Però è vero anche che era la terza partita in una settimana. E tanti erano veramente spremuti, quindi è chiaro che la lucidità non potesse essere al massimo. Sì, ma è chiaro che noi un po' di esperienza ci manca. Insomma, oggi se andavamo a guardare la distinta era evidente, cioè in panchina tolto Lombardo che è al 95, poi erano tutti dal 2000 in su. Quindi è normale che qualcosa nella partita puoi concedere. E tante volte siamo stati pericolosi con gli interni. Anche Mimmo oggi ha fatto un grandissimo gol da fuori area, però le occasioni per farlo su inserimento le aveva già avute in svariate occasioni. Quindi lo ha fatto Cucurullo, lo ha fatto Viero, lo ha fatto Mimmo. Insomma, stiamo arrivando con grande pericolosità, che poi è quella che vogliamo per andare un po' a finalizzare la mole di gioco che i ragazzi riescono a sviluppare. Rosso è un giocatore che chiaramente anche lui è estremamente sensibile e secondo me il fatto di aver trovato il gol lo farà tornare ad essere molto ficcante, molto pericoloso, perché è già un ragazzo che per la squadra gioca in maniera eccezionale ed è un giocatore che interpreta benissimo entrambe le fasi di gioco. E oggi ha fatto sicuramente un bellissimo gol anche in fase conclusiva. Però oggi quello, a parte Bois, che purtroppo ora poi andrà visto quello che avrà, non penso che sia qualcosa di grave. È chiaro che ci sta che possa necessitare di riposo perché ha sentito un po' tirare, quindi è normale, andrà fatta tutti gli esami diagnostici del caso. Però non dovrebbe essere niente di grave. Non so se riusciremo a recuperarlo per Pescara, però mi piace oggi rimarcare anche la prova di Bernardotto perché ha fatto, secondo me, una partita straordinaria e ha fatto giocare veramente bene la squadra e soprattutto nella profondità, ha costantemente messo alla frusta i difensori della Fermana e ci ha dato la possibilità di esprimere tanta qualità con gli interni di centrocampo, con gli esterni che venivano dentro il campo, perché gli allungava sempre gli spazi. Quindi oggi veramente la prova di Bernardotto è sopra le righe.